Inizierò questo video parlando di un argomento molto stimolante, ovvero la comunicazione non verbale. Essa costituisce il 93% delle informazioni che passano e che sono raccolte durante una relazione. La comunicazione in generale è formata da linguaggio digitale e linguaggio analogico. Allora, per linguaggio digitale io intendo il significato delle parole, che viene raccolto solo al 7%, quindi tu che guardi questo video coglierai solo il 7% delle mie parole, mentre il linguaggio analogico è composto dal paralinguaggio, che viene colto al 18%, quindi quello che io intendo dire al di fuori delle parole. Per esempio, non so se sono ironico, dico una cosa, però voglio far intendere un'altra. Questo è il paralinguaggio. Gestualità, invece, viene colta al 55%, quindi di questo video ti rimarrà 7% per quanto riguarda le parole e il linguaggio, e rimarrà per il 55% il movimento delle mie mani. Quindi abbiamo visto che il linguaggio digitale è lingua logica oggettiva, mentre il linguaggio analogico è metaforico e ambiguo. Allora, noi cosa possiamo trarre dalla comunicazione non verbale? Quindi, avendo una comunicazione con il paziente, quali informazioni possiamo trarre? Status e personalità, quindi sesso, età, razza, qualità intellettuale, quali sono i nostri indici, cosa dobbiamo guardare? Il colore della pelle, la statura, il trucco. Poi possiamo individuare lo status emotivo dall'espressione del volto, dalla postura, dal tono della voce. L'atteggiamento, sempre dall'espressione, dallo sguardo, ancora dal tono. L'atteggiamento può essere attento, critico oppure ostile. Oppure anche la dinamica dell'interazione. L'interazione può essere percepita dal paziente come empatica oppure di rinforzo, ma anche scherzosa o seria. Cosa dobbiamo guardare? Il volto, lo sguardo, le sopracciglia, ma anche la postura corporea. Cosa è importante nella comunicazione non verbale? L'espressione, le vocalizzazioni non verbali, ovvero il comportamento spaziale, la gestualità, i movimenti, la postura, il contatto e infine anche l'aspetto esteriore. Che cosa sono i sistemi rappresentazionali? Sono delle tecniche per analizzare il comportamento dal punto di vista visivo, uditivo e cinestetico. Torniamo alla comunicazione verbale. Quali sono i fondamenti? Supportare, guidare, negoziare le priorità e infine anche riassumere. Quali sono le basi della comunicazione verbale di tipo professionale? Beh, l'ascolto attivo, il saper fare domande aperte, rispondere, informare, facilitare la comunicazione, legittimizzare perché stiamo qui a parlare, indagare il campo e infine commentare con empatia. Ho nominato prima da riassumere, utilizzo un verbo meglio descrittivo che è riformulare. Dunque, riformulare, ovvero, ma quindi lei mi sta dicendo che serve per facilitare la prosecuzione. Se il paziente sta parlando di un problema e si inceppa, lo si incita a continuare, far emergere intenzione, affetto e il contenuto, rimandare in modo ipotetico a ciò che la persona forse voleva trasmettere, ma alla persona che forse voleva trasmettere ma era troppo disorientata nel tempo e nello spazio per riuscire a comunicare chiaramente, ma anche riordinare il pensiero della persona che sta parlando. Non è da fare, non si riformula quando il problema era già chiaro fin dall'inizio, oppure lo si fa per mera applicazione tecnica, quindi c'è un vuoto e io riformulo così a caso, ma anche se si ripete male. Quali sono le fasi del colloquio? Facile a dirsi: l'apertura, la parte centrale e infine la chiusura. Chi l'avrebbe mai detto? Andiamo a guardarle un po' più nel dettaglio per giustificare questa parte. Allora, l'apertura, quando si orienta, si sostiene, si spiega il perché del dialogo, quali sono le procedure che si andranno a fare. La fase centrale invece si focalizza l'attenzione su aspetti patologici, si comprende, si approfondisce e infine la chiusura, si fa una sintesi e poi si parla di consenso e di privacy. Qual è l'agenda del paziente? Ovvero, cos'è che noi dobbiamo comprendere, a cosa dobbiamo avvicinarci, noi infermieri del futuro, nei confronti del paziente? Beh, i sentimenti, le idee e le interpretazioni, le aspettative e i desideri e infine il contesto.
Ho già parlato di contesto, quindi storia passata, vissuta, luoghi in cui ha vissuto, ma anche considerazioni che gli sono state tramandate, eccetera. Concludiamo con una pennellata sul disagio. Del disagio ne parlo meglio in psicologia. Qua lo nomino e basta. Il disagio altrui. Allora, l'infermiere si deve porre nei confronti del disagio con comprensione. Qui ho riportato la frase: duri sul problema, non sulla persona. Per farsi capire è necessaria una presa di coscienza e una responsabilità da parte dell'infermiere. Dopodiché c'è l'ultimo trucco, l'ultima tecnica per l'assistenza infermieristica, che è la descrizione assertiva. Serve per ottenere i risultati, non per prevalere sul paziente. La descrizione assertiva è una descrizione di comportamento, descrizione dell'effetto del comportamento, comportamento del paziente, attenzione, e descrizione dell'effetto emotivo se necessario. Infine, descrizione del comportamento desiderato. Nella pratica cosa significa? Significa che se io l'acqua me la bevo così, arriva l'infermiere e mi dice: guarda come stai bevendo l'acqua, così. Non credi che sia poco pratico? Forse sarebbe meglio che tu l'acqua la bevessi così. Ed ecco che abbiamo fatto una descrizione assertiva.